Il desiderio sta proprio al centro di quella che potrei chiamare la mia filosofia di vita, ecco. Le ideologie, le religioni, stanno tutte, a parte che sono tutte abbastanza astratte, comunque vengano tutte da fuori. Il desiderio sta dentro, ha un richiamo, una guida che viene dalla tua stessa coscienza, con delle caratteristiche molto interessanti. Innanzitutto, il desiderio di lunga data, il desiderio che ti stimola da tanto tempo, indica chiaramente la tua la direzione di marcia, la strada andando verso la quale tu puoi aspirare ad avere una vita felice, una vita piena di gioia e di entusiasmo. In secondo luogo, il desiderio non dice soltanto cosa, ma ti dà la motivazione, ti dà l'energia per affrontare il cammino, e questa motivazione è sotto forma di entusiasmo, di piacere, di gioia, perché c'è gioia nel fare ciò che ami e c'è il piacere della promessa di arrivare là dove aspiri. Per cui vale proprio la pena di ritornare al desiderio come a una guida interiore. Una guida interiore che non è soltanto saggia e intelligente, ma è motivante, attraente, affascinante, suggestiva.